ragazzi, inizia la parte 2! Sì, mamma mia! Quindi ci dirigiamo verso est, andremo verso Copenaghen, ma faremo una barra due soste in mezzo, cominceremo a vedere fari, cominceremo a vedere panorami. E da come è partita deve essere mamma solo... mia! In più. Lasciamo questo splendido posto, se è Danimarca è così, mi sa che non si torna più. Proseguiamo, andiamo a fare carico e scarico, qui ce ne sono gratuiti tantissimi e vi lasciamo tutti i punti che tocchiamo in descrizione del video. Proseguiamo col viaggio. Ciao! Secondo carico e scarico trovato in strada per andare a Langeland, che sarà la nostra prossima meta. Gratuito anche questo, con la raccolta differenziata, quindi abbiamo svuotato anche un po' di immondizie. Tanta roba, già il secondo che troviamo, ma abbiamo visto sul Park Fortnite che ce ne sono veramente tantissimi. Michela con la cassetta. Tutto perfetto. Ragazzi, stiamo andando a cercare la prossima sosta, il prossimo spot a Langeland. Siamo su un'isola, si arriva da quel ponte là. Siamo fermati appena entrati nell'isola, c'è questo porticciolo carinissimo, quel paesetto. Bellissimo. Cercheremo... queste casette così carine. Bellissimo, veramente. Cercheremo per bere un caffè da qualche parte e poi andiamo a cercarci il posto. Quindi ci vediamo dopo. Tantissimi anche oggi, abbiamo parcheggiato qua, domani mattina vi facciamo vedere bene dove siamo, perché il posto è merda. Adesso mettiamo sulla cena, mangiamo, ci godiamo questo secondo tramonto da noi. Mamma mia. E che spettacolo, quindi ci vediamo domani mattina. La Danimarca è la Danimarca. A domani, ciao! A 5 minuti a piedi dallo spot dove abbiamo dormito si arriva in questa scogliera decisamente suggestiva e spettacolare. Abbiamo fatto 4 passi godendoci il rumore del mare nonostante il vento folle. La mattina ci siamo svegliati e proprio di fianco a noi c'erano loro. Quest'isola infatti ospita mandrie di cavalli, nutriti e controllati, ma liberi, e vi assicuriamo che vederli è davvero emozionante. Buongiorno! Ci siamo! Seconda notte danese passata direi alla grande. No, nell'isola dei cavalli. Un altro super spot trovato grazie a Luca e Roberta che ci sono stati l'anno scorso e ci hanno riportato lì.
è un posto che non si trova sul Park Fortnite, quindi vi lasciamo in descrizione la posizione per le coordinate per poterlo trovare. Ci sono due parcheggi, uno alla fine della strada vicino allo strapiombo sul mare, che è spettacolare, però è esposto e quindi c'è tantissimo vento, si vaglia. Al di là che non si può campeggiare. C'è il divieto di campeggio, ci sono un paio di tavole con le panche dove poter mangiare, però è vietato il campeggio. Penso sia impossibile mangiare con quel vento comunque. Mentre noi abbiamo dormito 200 metri prima, c'è un altro parcheggio un po' più riparato, quindi non c'era praticamente vento, un po' di arietta, ma ci stava. Quella giusta. E di fronte c'è parte del recinto di questi cavalli liberi, bellissimi, tantissimi, in giro per tutta quest'isola. È veramente un posto bellissimo. Tramonto anche ieri sera e per la seconda volta di fila una stellata incredibile. Già stamattina siamo partiti, avremo un po' di strada da fare perché oggi ci spostiamo tutti ad est e visitiamo Copenaghen. Abbiamo appena fatto il super ponte che collega la terraferma. No, è una cosa pazzesca. Ragazzi, incredibile. Lasciamo qualche immagine bellissimo, dopo questa bellissimo. Parlata perché siamo stati a bocca aperta. Sono due giorni che siamo a bocca aperta. Sì, esatto. Però 36 euro di tratta del ponte. Adesso vediamo se dobbiamo ripagare altri 36 euro per uscire da Copenaghen. Perché? Perché li merita tutti, quindi assolutamente sì. E niente, troviamo un'area di sosta, sarà teoricamente l'unica area di sosta a pagamento che farà in Danimarca, da quelle che abbiamo pronosticato. Speriamo di trovare posto e niente, ci vediamo a Copenaghen. Ciao. Ragazzi, voilà! Buongiorno, buongiorno! Area sosta trovata, siamo a sud di Copenaghen, su un porto. Non proprio economicissima, però è la più economica che abbiamo trovato a Copenaghen. C'era posto, quindi abbiamo detto va bene. 30 euro di spicchi, 225 corone, 24 ore con tutti i servizi ovviamente, quindi elettricità, carico, scarico, ci sono i bagni. Allora, se qualcuno interessa, bagni e ducce sull'acqua fredda, però. Sull'acqua fredda e su necessità, se proprio non avete altro da cui appoggiarvi. E vabbè, ci sono i lavelli per i piatti, i piloni della differenziata e tutto. Qui vicino parte la metro che ci porterà su Copenaghen, quindi metropolitana. Sì! Ci vediamo su. Di Copenaghen, ragazzi, Cristiania e il suo bizzarro mondo. Molto bizzarro. Siamo usciti ufficialmente dall'Unione Europea. Pressioni a caldo. Strano. Bizzarro? Sì.
pausetta drink. Yes. Copenaghen. Limonata alla lattuga. Due biondone e due mojiti per il finale 32. Grazie ragazzi, che disone. Copenaghen ci colpisce subito. Siamo partiti a scoprirla dalla zona del mercato all'aperto, dove poi abbiamo cenato, che tra l'altro vi consigliamo tantissimo. Roberta ci hanno portato a passeggio tra palazzi, piazze, parchi e le incredibili piste ciclabili, che sono vere e proprie strade con tanto di rotonde. Incredibile! La sirenetta sì, ce l'aspettavamo un po' più bella, ma va bene così. Vi lasciamo comunque in descrizione tutti i luoghi di interesse che abbiamo visto. Buongiorno a tutti! Buongiorno viaggiatori! Giovedì 8 agosto, sesto giorno di viaggio. Ci stiamo spostando da Copenaghen. Ah sì, siamo partiti stamattina. Copenaghen è comunque bellissima. Sì, sì. Come avete potuto vedere nel video che abbiamo fatto. La tappa va fatta. Sì, è una città molto bella da vedere, da visitare, la pizzeria di Cristiania, i mille punti, le strade pedonali, sicuramente ci piacciono. Il mercato all'aperto dove abbiamo mangiato ieri sera. No, che è una cosa folle. Sì, veramente ottimo, mangiato bene. Sì, sì. Non proprio economico, ma si sa. Sui prezzi dei paesi del nord ci sta. Niente esagerato. Assolutamente non meritava, cioè, veramente, esatto. Parte gli scherzi, meritava tantissimo. Dall'area sosta dove eravamo c'è la metropolitana a poco più di 10 minuti a piedi e in 10 minuti sì. C'è il centro Copenaghen, quindi è molto comodo. Sì, comodo tutto. C'è una bella passeggiata lungomare da fare per arrivare in metro. Meritato, noi abbiamo speso andata e ritorno 2 minuti col cane che paga biglietto bambini. Ed è l'unico posto al mondo finora che ha trovato noi che non ti chiedono obbligatoriamente la mozzarella. Quindi ti dicono che è la tua responsabilità. Sì, va tenuto ovviamente a guinzaglio, va tenuto stretto a sé, perché non va a disturbare gli altri passeggeri, ma non serve la mozzarella, quindi tanto di cappello al popolo danese per questa scelta. Abbiamo speso comunque andata e ritorno noi due col cane 16 euro totali, ci sta, sì, niente di eccessivo, è molto abbordabile, è comodo perché alla fine sì. Si lascia il camper fuori e poi il 448 ci sarei. Ci sono una marea di bici elettriche a noleggio, di monopattini, ne avete di tutti. Sì, sì. Stamattina grande spostamento, circa 300 km, quindi lasceremo la Selandia, taglieremo in orizzontale la Fionia, ritorneremo in penisola, taglieremo anche la penisola e ci spostiamo tutto a ovest. Ci rilassiamo un po'. Sì, sì, sì. Visitiamo un po' intorno a dove abbiamo trovato la sosta. Domani invece partiremo e entreremo ufficialmente nella regione del Jutland, quindi cominceremo a vivere la Danimarca wild, quindi le coste, i fari, le spiagge, è quello che aspettiamo da una settimana. Però va bene, la tappa a Copenaghen andava fatta, sì, anche perché merita tutto in realtà. Bellissima la Fionia, veramente bella, con le due soste che abbiamo fatto al sud, sì. È bella tutta la Fionia, però vabbè, sì. Il tempo è quello che è, va bene così, quindi
ragazzi, che posticino anche oggi, direi non male. No. Siamo appena andati. Questo paesino è una coccola, è una cosa stupenda. I paesini qua sono una cosa carinissima, cioè. Queste casette pazzescamente belli. Siamo appena stati là a fare la spesa, 10 minuti di distanza dal parcheggio. Il parcheggio che ci segnava Park Fortnite era già occupato, perché appunto è l'unico segnato su Park Fortnite, ma in realtà lungo questa strada ce ne sono 4-5. Sì, tutti così bellissimi. E tutti così, quindi magari un po' più riparato, un po' meno riparato. Qua secondo me stanotte si ballerà. Sì. Il risposto però. Appena adesso è già un freddo. Ha una vista magnifica. Adesso torniamo, facciamo un giretto qua intorno, poi cominciamo a preparare la cena davanti al tramonto. Mamma di stasera. Di nuovo, anche stasera. Quindi ci vediamo dopo. Ciao. Direttamente dal parcheggio parte un sentiero bellissimo che costeggia al mare. Girando a sinistra in circa 15 minuti a piedi potrete ammirare le enormi statue chiamate Man by the Sea, letteralmente l'uomo incontra il mare. Il monumento è costituito da una scultura alta 9 metri, raffigurante 4 uomini seduti che guardano il mare. Emozionante. Ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Da questo splendidissimo posto, stanotte abbiamo ballato. Tantissimo! Un vento che viene su da là. Hai sentito la lava così forte? Però non so se vedete il quadro, che è questa finestra praticamente. È un posto veramente bello. Se avete il soffietto, no. Nel senso, c'è, essendo aperto, c'è un tanto vento, sì. Una buona parte di aria che viene su. Stanotte ha fatto vento, acqua, tutto disastro, stamattina uguale. Wow, c'è un po' di sole che esce. Ora si intravede il sole addirittura, quindi rimanca, cambia il tempo ogni ora. Mamma mia, davvero pazzesco. Stamattina quindi ce la siamo presa, non comoda, ma molto, di più. Molto e ci più. Stava dopo una settimana di tirata, una giornata così male ci non sta, fa. Ci sta. Per cui adesso è mezzogiorno abbondante, prepariamo la pappa e partiremo oggi pomeriggio, sì, per entrare ufficialmente nello Jutland. Sì. E cominciare a scoprire fari, spiagge, di cui abbiamo avuto un assaggio. Non vediamo l'ora. Mamma mia. Quindi pappa, si parte. E buoni chilometri a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!